Radio Gamma 5 presenta I fiumi di Jane, un programma di Paolo Russo. E come ogni qualvolta si presenta l'arcobaleno, la gente comincia a dare i numeri. Perché l'arcobaleno è bello, l'arcobaleno è giusto, l'arcobaleno dà un senso anche alla guerra.
Oh, a scanso di equivoci, è sempre la stessa guerra, eh? È sempre quella guerra che non era riuscita fino a questo momento a convincere del tutto l'opinione pubblica mondiale. Quella che, come nel nostro caso, è portata avanti dai leader senza un vero sostegno popolare. Ve giuro, è la stessa. Ma l'arcobaleno comincia a fare breccia nei vostri cuori. Ditelo, dai. Certo, in effetti i ganci di lupo, i simboli dei teschi erano un po' troppo brutali, facevano brutto. Ma adesso con i dolci unicorni l'opinione pubblica te la cambia da così a così. Andiamo per gradi. Come si sta svolgendo questa guerra ne abbiamo parlato mille volte ed è abbastanza evidente nonostante il grande impegno dei media di descriverci tutto il contrario di quello che è. Al momento Zelensky ha una certa fretta di risolvere questo conflitto e sta cercando di radunare intorno a sé il maggior numero di truppe che possano spingere il nemico oltre il confine e indebolirlo agli occhi del mondo. È convinto che solo infliggendo qualche duro colpo possa sedersi al tavolo delle trattative. Ancora non si è capito perché non ce se possa sedere, punto e basta. Che ne so, evidentemente c'ha voglia di dimostrare qualcosa. Ed ha radunato intorno a sé una squadra particolare, il Battaglione Unicorni. E non va azzardata a ridere per nome perché sennò siete omofobi, eh? Eh già, perché a comporre il Battaglione Unicorni sono membri della comunità LGBT. E il tono dei giornali rispetto a questo evento è estatico. Certo, lo erano anche ai tempi del battaglione Azov, ma qui siamo proprio su un altro livello. Vi ricordate con quanto impegno i giornali, i frontman televisivi si impegnavano a vendere il battaglione Azov come svuotato dagli estremismi ideologici? Vi ricordate Mentana? Però non è il battaglione Azov, non è un battaglione neonazista. Gramellini con la retorica del nazista, giusto? Che ingiusti possono anche avere delle idee sbagliate, ma i gesti, certi gesti, non li sbagliano mai. Niente a confronto del Battaglione Unicorni. A loro difesa, facce digerire il Battaglione Azov, anche per solo come apparivano fisicamente, in effetti era un compito arduo. Ma il Battaglione Unicorni non c'ha manco bisogno di sforzo. Quello va da sé. All'opinione pubblica se vende da solo. Quelli non suscitano diffidenza, ma totale presa al cuore. Curiosando su questo battaglione, le testate giornalistiche, per mettere a tacere le male lingue come me, affermano che siano un battaglione presente già da 8 anni, istituito durante la guerra del Donbass. E già questo è curioso, perché le testate che parlano di questa presenza da già 8 anni sono le stesse che dicevano si trattasse di un corpo appena istituito. Quindi 8 anni. Siamo sicuri sicuri? Allora vado a cercare lo stemma di questo battaglione nelle milizie ucraine, perché ero proprio curiosa di saperne le origini. Allora ho cercato tra le forze terrestri, brigate missili, reggimenti artiglieria lanciarazzi, brigate meccanizzate, brigate territoriali, corpi di riserva e niente. L'unicorno non c'è. Proviamo con le forze aeronautiche, brigate aerotattiche, reggimenti missilistici, eccetera, eccetera, e no, boh, non c'è sta manco qua. E allora provo negli altri reparti mancanti, la marina militare no, le forze per le operazioni speciali no, la difesa territoriale nemmeno. Ma insomma, sto battaglione unicorni, dove sta? Mi imbatto così in un articolo del Messaggero. In questo articolo trovo risposta all'origine del battaglione Unicorni. Durante l'occasione della guerra in Crimea, molti esponenti LGBT avevano deciso di combattere e avevano cucito sulle loro uniformi questi simboli degli unicorni. Questo perché nel 2014, quando scoppiò il conflitto in Crimea, ufficiali dell'esercito ucraino avevano negato la presenza di LGBT all'interno dell'esercito. E quindi i membri di quella comunità che stavano combattendo usavano questo animale immaginario. Un affare dell'autoironia, della serie ci sono e combatto, ma dicono che non esisto. Una presenza immaginaria, quindi, proprio come gli unicorni. Ah, è una lacrima strappastorie, vero? Questa spiegazione dovrebbe bastarmi per capire l'origine, ma io sono una persona fastidiosamente piena di domande. E quindi la mia curiosità mi porta a domandarmi: e perché nel 2014 non riconoscevano gli LGBT nell'esercito? Non è che niente niente l'esercito ucraino, il migliore esercito del mondo nei valori, fosse leggerissimamente omofobo? Mea culpa solo averlo pensato!
Però voglio davvero capire che cosa è cambiato dal 2014 ad oggi. Dall'essere tenuti nascosti all'essere portati come ultimo baluardo di resistenza. Deve esserci stata un'enorme conquista dei diritti in questi anni. Eppure c'è qualcosa che non torna anche qui. Perché fino a poco prima del conflitto, parliamo tra il 2019 e il 2020, le testate giornalistiche, le stesse che oggi portano in trionfo la causa ucraina, ne denunciavano una situazione allarmante riguardo i diritti LGBT. In epoca sovietica, in Ucraina, tanto quanto nelle altre regioni dell'URSS, l'omosessualità era clandestina. Viene depenalizzata, attenzione, non legalizzata, depenalizzata nel 1991. Una nuova situazione, seppur precaria, è partita proprio nel 2014 con le proteste di Maidan. Nel 2015 con Poroshenko si promulga una legge che vieta la discriminazione sul lavoro delle minoranze sessuali. Ma oltre questo, il vuoto cosmico. La transessualità ancora oggi in Ucraina è classificata come un problema psichiatrico. Tant'è che anche dopo aver compiuto la transizione continuano per altri 2 anni a sottoporsi regolarmente a visite psichiatriche. Il matrimonio omosessuale è incostituzionale. L'adozione è possibile solo per single e per coppie etero. Però è vero, a combattere ce li mandano. Hai visto, Bubble? Avevamo ragione. Sì, ho visto. Ho visto anche che per i grandi affezionati dell'arcobaleno tutto questo è un grande successo. Gli negano praticamente qualunque diritto, però li fanno combattere, quindi sono bravi. Non è lo sfruttamento mediatico di una categoria. Voi basta che vedete la bandiera arcobaleno, tutto risorto. E poi casomai l'omofoba so io che faccio ironia sull'unicorno. Non voi che vi basta una pecetta arcobaleno su una guerra per farla sembra bella. Non chi sfrutta una categoria per fare presa sull'opinione pubblica. Non chi gli riconosce 0 diritti tranne quello di mandarli a morire. L'omofoba so io perché ho preso in giro gli unicorni. Perché non possono difendersi da una battuta. Invece dai proiettili. Ma poi voi mette quanto è più funzionale parlare della gloria del battaglione unicorni omettendo tutta la situazione dei diritti in Ucraina? Basta una bandiera arcobaleno e l'utente medio ci casca facile. C'hanno il battaglione unicorni, allora forse li abbiamo mal giudicati con il battaglione Azov, forse ci tengono davvero all'integrazione, c'hanno pure il battaglione. Possiamo allora chiudere un occhio anche sugli articoli di mesi fa. Quando gli LGBT in fuga al confine venivano rimandati indietro per combattere. Qualche mese fa era una grave discriminazione. Oggi è orgoglio patriottico. Gli stessi, identici giornali. Ma voi vi rendete conto di quanta merda ve fanno beve? Ma voi, quando vedete queste cose, ma siete in grado di farvele 2 domande? Tutte queste cose le guardate attivamente o le subite passivamente? Perché è impensabile che una maggioranza che fino a ieri riconosceva la propaganda di guerra oggi vede un arcobaleno e non ci capisce più niente. È propaganda pure quella. E loro hanno capito perfettamente che se non sono riusciti a convincervi prima, ci riusciranno adesso. Ci riusciranno con il solito arcobaleno de facciata. La solita pecetta appiccicata dappertutto per conferire nobiltà a cose che non sono nobili. La solita bandiera usata come luce per i moscerini. Mentre dietro dei diritti non gliene frega un cazzo a nessuno. Basta davvero una bandiera arcobaleno per trascinare l'opinione pubblica a destra e a manca a piacimento? E allora il vostro io dove sta? La vostra capacità di osservazione. Basta mettere secondo voi una bandiera arcobaleno sopra tutte le cose cambiano? Bah, contenti voi. Perché loro sono molto furbi. Ed è molto semplice, perché sanno che noi non lo siamo affatto. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale YouTube o agli altri indirizzi social che trovi qui sotto. Se poi vuoi sostenere il progetto Bubble, un semplice caffè, una piccola donazione al link PayPal che trovi qui. Grazie e a presto!
Ci faremo meglio dire da Pablo l'imbannabile come aiutare, come sostenere questo progetto che devo dire ha veramente dell'incredibile, un progetto giornalistico interessantissimo che arriva alla gente e che fa digerire, glielo dicevo al telefono qualche giorno fa, fa digerire informazioni, nozioni veramente incredibili a chiunque ascolti e magari ridendo in qualche modo comincia a fare i conti con questa realtà che stiamo vivendo, questa realtà dietro le quinte che Paola Ceccantoni descrive in maniera incredibile. Noi oggi non potevamo non avere qui Paola, non averla qui ai microfoni di Radio Gamma 5, ai Fiumi di Jane. Ve la mando tra due minuti, giusto il tempo di chiamarla dalla regia. Io vi invito numerosissimi a interloquire con lei per mantenere lo spirito della trasmissione, che è quello di un confronto costruttivo che poi porta a conclusioni, a riflessioni che restano anche al di là della trasmissione, anche dopo. E per cui, amici radioascoltatori, se volete chiamare potete farlo allo 049 700 838, oppure potete mandare i vostri sms al 334 7102 672. A tra pochissimo con Paola Ceccantoni. Chiedo ai radioascoltatori un attimo di pazienza per le telefonate, in modo che prima ci mettiamo in linea con il nostro ospite e poi potete telefonare quanto volete. Quindi un attimo di pazienza allo 037 finale, ti chiediamo di chiamare più tardi perché dobbiamo preparare in qualche modo questa diretta con il nostro ospite. Allora Paola, ci sei? Ci senti? Aspetta, vediamo che cominciamo a regolare il volume. Ci senti? Sì, sì, vi sento bene. Voi a me? Benissimo, benissimo. Bene. Grazie, grazie per aver accettato l'invito. Ma grazie a voi. Pablo l'imbannabile. Innanzitutto complimenti per questi video incredibili che fanno riflettere davvero. Io vorrei partire però dall'inizio, da dove parte questo nome e poi in qualche modo anche conoscerti anche attraverso poi l'interlocuzione anche con i nostri radioascoltatori. Benissimo, benissimo. Allora, guarda, tu mi chiedi da dove nasce. Io in realtà un'origine vera e propria di Pablo l'imbannabile, che poi vabbè, pure questo nome, diciamo, un po' scaramantico, perché in realtà poi sono stata bannata centinaia di volte praticamente. In realtà no, nasce tutto come un gioco. Io e il mio compagno ci ritrovavamo a casa la sera a inveire contro la televisione. Avendo la passione del disegno tutte e due, avevamo cominciato dicendo: ma perché non facciamo qualche vignetta? Ma proprio per sfogarci, quindi non avevamo proprio nessun tipo di ambizione, quello in realtà non ce l'abbiamo neanche adesso, a dire la verità, e nessun tipo di responsabilità, questo è la verità.
Poi abbiamo cominciato sempre di più, vedevamo che la gente comunque ci seguiva con interesse, un po' grazie agli hater, perché noi siamo esplosi in realtà grazie agli hater. Sì. E piano piano in realtà ci siamo sentiti sempre di più responsabilizzati in quello che stavamo divulgando, quindi ha preso di più la conformazione di un progetto e quindi continuiamo, diciamo, in questa direzione. Un progetto, diciamo, validissimo, perché comunque voi fate giornalismo, ma addirittura, voglio dire, si sente quando vi si ascolta proprio che c'è uno studio grosso dietro. No, lo studio è enorme, facciamo giornalismo non essendo giornalisti, però caspita. c'è un grande lavoro dietro, è innegabile, devo dire la verità, è praticamente H24, in realtà c'è pure la passione, no? Perché altrimenti senza un motore interno che ti porta a cercare sempre le notizie, a stare informato, sarebbe veramente fisicamente impossibile stare dietro a tutto quanto. Però no, sì, abbiamo, diciamo, questa grande passione per la politica che ci definiva anche prima, addirittura prima che cominciassimo col progetto Bubble, e adesso sì, c'è oggettivamente un grande lavoro che speriamo di fare nel migliore dei modi, insomma. Assolutamente. Poi dopo io invito gli amici radioascoltatori che non conoscono, diciamo, Bubble Imbannabile, ma è impossibile se hanno un social, di vedere proprio i video, come sono costruiti, addirittura con delle immagini, con dei video, con dei montaggi, oltre poi a una capacità tua di tenere proprio lo schermo, no? di saper raccontare anche con le pause, con una dialettica incredibile, Paola, davvero. Diciamo che quella non ha avuto studio né preparazione, io parlo come il mio docente di storia antica parlava a me. Io mi ricordo sempre che il mio professore mi diceva: cavolo, ma siete capaci di imparare delle storie assurde con le serie TV, sapete tutte le trame, le sottotrame, e poi non ricordate la storia. E mi ricordo che lui spiegava la storia proprio come se fosse beautiful, banalmente, no? Però in un modo che rendeva quindi tutto estremamente memorizzabile. Io ho proprio preso, diciamo, questa impostazione in maniera forse molto inconscia, molto inconsapevole, e mi accorgo quando poi rivedo i video, perché li riguardo in continuazione per vedere dove posso migliorare, se ho fatto qualche errore e cose del genere, mi rendo proprio conto che in effetti parlo proprio come parlava lui. E questo mi riempie un po' d'orgoglio, devo dire la verità. Il montaggio è molto spartano, perché in realtà non vogliamo anche un po', diciamo, creare una frattura rispetto a quelli che sono gli youtuber o gli influencer di adesso, in cui il supporto video fa quasi il 90% della comunicazione all'interno dei loro contenuti. Noi vogliamo impostare esattamente al contrario, cioè vogliamo che sia una cosa fruibile all'ascolto, un po' meno per quanto riguarda l'immagine, sperando di suscitare una curiosità tale per cui poi chi ascolta vada a cercarsi le notizie, anche, perché no, per confutarmi, cioè nella speranza che, insomma, si possa creare sempre un dibattito positivo, ecco. Assolutamente, e questo è quello che mi ha spinto, lo racconto anche agli ascoltatori, a chiamare Paola e dire: Paola, guarda, assolutamente dobbiamo collaborare, perché veramente ascoltare Paola, poi dopo in qualche modo uno aspetta sempre la puntata dopo, non la puntata successiva, e in effetti le tematiche che affronta sono tematiche attualissime, no? Ma raccontate con una complessità incredibile, che però appunto lei, facendo sintesi e avendo questa dialettica col supporto video, in qualche modo riesce a far apprendere e a capire, come appunto il suo professore, come se fosse una soap per l'appunto. Sì. Allora, guarda. Sì, vai, sì, Paola, c'è subito una telefonata per te, sentiamo, pronto? Buongiorno, sono Fabio, ciao. Sì, Paolo. Fabio, ciao. Sono ciao. Fabio Castellucci, ciao. Sì, ciao. Io, la tua ospite, riesce a sentirmi? Sì, assolutamente, ti sentiamo, Fabio. Allora, io i migliori complimenti per quello che ho sentito, cioè la informazione sul Battaglione Unicorni, anche per l'idea assolutamente condivisibile del prendere un simbolo, travisarlo completamente, far ingoiare qualsiasi cosa in nome del suo contrario, che è una cosa che oramai si usa in tutta la propaganda del mondo, ma voglio dire, non c'è bisogno di tirare fuori la neolingua
di Orwell o roba di questo genere, in cui una parola significa esattamente il suo opposto. Esattamente, ma non importa. La domanda è più, non è cattiva, non è provocante, perché veramente il lavoro è fatto davvero bene. Non c'è il rischio che a continuare a ragionare per coloro che ci apprezzano li abituiamo ancora di più al meccanismo qualcun altro deve ragionare per me? La dico meglio. C'era fino a 4-5 anni fa un comico romano che a me piaceva tantissimo, non so che fine abbia fatto perché non si sente più, e si chiamava Dascanio, Pietro, non mi ricordo, forse lo ricordi, faceva dei video in romanesco stretto, bellissimi, sparito sulla questione Covid, guerra, morte delle libertà di ogni tipo, non l'ho più sentito parlare, come se la maggior parte degli intellettuali alternativi improvvisamente si siano atterriti di fronte a questo avanzamento della non umanità che oramai sembra imperante dappertutto, ma alla fine vinciamo noi. La domanda diretta a Paolo è proprio questa: non rischiamo, a forza di avere sempre più persone che ragionano in rete per gli altri, di forzare ancora più il meccanismo, trovate qualcuno che ragioni per voi? Grazie Fabio, grazie tantissimo per la domanda, sempre di altissimo spessore. Allora, ti ascolto, saluta e ringrazio Paola che è davvero brava, proprio brava, brava, brava. Allora Paola, adesso scusami Paola, perché il nostro meccanismo non si può parlare contemporaneamente, per cui okay, se hai parlato okay. Non ha sentito nessuno, se vuoi rispondere sì. Allora, no, guarda, in realtà la domanda è assolutamente centrata, cioè non poteva proprio esporla meglio e centrarla meglio di così. Allora, sì, il rischio è indubbio, certo che c'è, perché uno degli atteggiamenti proprio riguardo all'informazione è quello di subire l'informazione passivamente, ed è forse stato uno dei più grandi problemi che abbiamo riscontrato anche in questi anni, cioè l'incapacità da parte degli individui di andarsi a cercare una notizia o di fare un ragionamento che sia proprio. Questo è indubbio. Allora, l'unico fattore in cui noi possiamo fare in qualche modo un pochino la differenza è proprio incidere sul fatto che la popolazione sia talmente tanto abituata a spegnere il cervello e a sentire soltanto un tipo di informazione e quindi prenderla per oro colato, che stiamo provando, diciamo, a centellinare un pochino, a cercare di spezzare un pochino il mainstream del pensiero, no? Quindi sì, è vero che si corre il rischio per cui noi ragioniamo per gli altri, però è anche vero che se riusciamo a dare una chiave di lettura assolutamente contraria e probabilmente proprio vox clamans in deserto rispetto a quella che è una narrazione dominante, probabilmente col tempo riusciremo a sviluppare anche un pochino la capacità di ragionamento personale. Io una cosa che dico sempre alle persone che mi seguono è quello che non devono né chiedermi dove hai preso questa informazione, mandami il link, perché io penso che anche quello sia un modo di somministrare l'informazione e loro recepirla in maniera del tutto passiva. Devono avere la curiosità di informarsi. L'obiettivo è quello di inserire proprio degli elementi che possano essere di curiosità. Io mi accorgo che moltissime persone molto spesso non sanno delle questioni di cui io sto trattando, non le hanno mai approfondite, le sanno superficialmente, quindi si innesca in loro quel principio di curiosità per cui qualcuno qualcosina se la va a cercare. Però ha ragione assolutamente Fabio che alla lunga probabilmente sarà un deficit enorme. Quindi io spero sempre che arrivi qualcuno che confuti le mie teorie. Cioè io aspetto in tutti i video qualcuno che dica no Pablo, guarda, hai detto male perché io ho studiato questo e quest'altro. E piano piano vedo che qualcuno risponde positivamente e l'unica cosa che possiamo fare è sperare che questo meccanismo della curiosità si allarghi. Assolutamente, assolutamente. Poi ovviamente al di là della domanda che assolutamente ci sta tutta, mi viene da dire una mia impressione rispetto a quello che ho visto o che mi trasmettono i tuoi video. Cioè, secondo me, voglio dire, c'è un messaggio anche per certi versi, un invito a familiarizzare con i racconti, no? Sono con i racconti, con le vicende storiche, a sentirsi parte, no? Questo almeno è quello che passa, no? Il linguaggio molto, come dire, popolare di tuo, Paola, secondo me, poi dopo in qualche modo diventa anche un invito a tutti e anche un permesso per tutti di poter trattare argomenti che per certi versi
anche il mainstream in qualche modo ci ha abituato e ci ha insegnato a non poter trattare perché erano gli argomenti dei diciamo degli esperti, no? Anche adesso esattamente. Ma guarda che negli ultimi 2 anni è stato proprio quello il fatto che la frase che ci veniva rivolta più spesso era vabbè, ma tu che ne sai, mica sei virologo. Ma non è che serviva il virologo per esprimere un'opinione sulla gestione della situazione pandemica, oppure per accorgersi che c'erano dei cortocircuiti interni. Quindi il discorso non è che parla soltanto chi ha il titolo, assolutamente no, parla chi si informa e parlano tutti, dal dottore alla casalinga alla vicina di casa, perché il concetto della cultura è proprio quello di essere fruibile a tutti. Nella cultura non esistono elite o categorie. Quindi più si riesce a portare la comunicazione anche ad un livello elementare, quindi poco nozionistico magari come tipo di linguaggio, ma molto, come posso dire, ecco, proprio come hai detto tu, che qualcuno ci si sente proprio dentro a quel racconto, e allora abbiamo forse qualche speranza che quel racconto diventi il bagaglio culturale di qualcuno, perché la nozione si dimentica, invece l'esperienza, la sensazione che si è provato riguardo a un racconto storico, quella non sparisce mai. Assolutamente. Paolo, un'altra telefonata per te, pronto? Sì. Mi dispiace di aver richiamato. Ah, eccoci, Fabio, sì. È troppo interessante. Proprio brevissima. Faccio notare, proprio su quello che dice, basta ragionarci sopra. Guardate veramente le radici profonde della cultura ancestrale, quella che viene da prima dei tempi. È tutta raccontata a favole, a parabole e a miti. Perché la favole, cioè, mi spiego meglio. Platone fa parlare Socrate nei dialoghi socratici, e quello che Socrate fa con gli altri suoi interlocutori è raccontare delle favole. In quelle favole c'è la conoscenza del mondo, fatta in maniera critica, costruttiva, in cui ognuno conquista un pezzettino di scala a fatica sua, non perché Socrate glielo dice, va bene? Ed è proprio la ripresa della cultura umanistica neoplatonica, cioè la verità ce l'ho dentro e la devo tirare fuori io, non me la deve dire un, perdonatemi la volgarità, cazzo di esperto, qual è la verità, perché sul piano della umanità siamo tutti uguali, è chiaro che io non faccio operazioni al cervello perché non sono un neurochirurgo, è chiaro che un neurochirurgo non fa partire impianti di produzione come faccio io che sono un ingegnere meccanico, la specializzazione è cosa molto diversa dal raziocinio e dal discernimento, altrimenti Platone oggi, che non era virologo, non era ingegnere, non era esperto militare, non avrebbe potuto parlare della situazione, giusto? Assolutamente, grazie Fabio. Grazie a voi, veramente meraviglioso quello che fate, bellissimo, una ripresa dell'uso interno della umanità. Grazie Fabio per l'intervento. Allora Paola, allora sì, eccomi. Sì. Ah no, la risposta sì, no, cioè, nel senso, ha assolutamente ragione. Io mentre Fabio parlava, ad esempio, stavo pensando anche al racconto omerico, no? Che io ho una grande passione per Omero, una grande passione per l'Iliade, e in effetti sì, cioè, la tradizione edica, no? Proprio il tramandare oralmente storie che diventassero poi patrimonio culturale di intere culture, intere società, permetteva quindi che chiunque potesse appozzare proprio da quel bagaglio culturale lì. Chiaramente la società purtroppo si è evoluta in maniera molto diversa rispetto ad adesso, i social hanno il fortissimo deficit dell'attenzione ai tempi minimi praticamente, quindi l'attenzione dell'utente medio non supera in alcuni casi i 30 secondi, che per me è una cosa agghiacciante, perché come si fa a spiegare la complessità di un pensiero o ad approfondire una notizia in poco più di 30 secondi? È per questo che compaiono i titoli clickbait, è per questo che molto spesso negli articoli di giornale il titolo non corrisponde poi al contenuto dell'articolo, perché è tutto informazione rapida. E io anche che nei format miei dei video propongo in realtà video di 13, 14, in alcuni casi anche 20 minuti, sto in qualche modo sfidando anche questa pratica, diciamo, cioè questa attitudine dell'individuo a stare sui social e ad avere tutto fruibile in 10 secondi. Cerchiamo piano piano invece di recuperare un pochino la capacità di attenzione.
E quindi niente, ci proviamo. Assolutamente. Robby Dalpin, un nostro caro radioascoltatore, ti scrive: le guerre sono eseguite da persone che si uccidono senza conoscersi e comandate da persone che si conoscono ma non si uccidono. Grazie Paola, viva la verità. E ancora, un tempo bastava il click di una pistola per suicidarsi, adesso basta il click del telecomando. È vero, è verissimo, perché purtroppo quello, cioè, uno dei grandissimi problemi che io ho sempre denunciato anche durante questo periodo, parlando proprio da quando mi sono concentrata sul conflitto in Ucraina, è stato proprio quello del problema mediatico. È forse la prima guerra, no, forse è la prima guerra che si combatte su due terreni di gioco completamente differenti. Da un lato c'è il conflitto vero e proprio, dall'altro invece c'è il conflitto telematico, informatico, dove è un tutti contro tutti, chiunque dice la sua pur magari non avendo approfondito, ecco, come dicevamo, nulla, non perché non abbia i titoli ma perché non ha proprio la curiosità di mettersi ad approfondire, e si crea un enorme marasma di informazioni in cui poi alla ricerca della verità è molto difficile, o meglio la ricerca di quella che è la personale verità, cioè farsi un quadro della situazione indipendentemente dalle posizioni che uno vuole poi abbracciare. Quindi sì, assolutamente sì, è vero, basta un click per spegnere il cervello, basta un click per accendere determinate emozioni, basta un click per pilotare una determinata propaganda. E di conseguenza, quindi, ritorniamo sempre al punto di partenza, cioè cercare di prenderci più tempo, più spazio per noi, la capacità di approfondire, la capacità di ascoltare soprattutto le informazioni che arrivano dagli altri e di mettere in discussione le proprie. Assolutamente. E quindi, scendendo un pochettino sul particolare, Paola, perché poi è un piacere, abbiamo anche una persona che veramente ha studiato, ha riflettuto moltissimo sul periodo storico, un pochettino come siamo abituati anche noi qui a Radio Gamma 5, noi siamo stati un pochettino una realtà un po' isolata, ci siamo sentiti un pochettino diversi dagli altri quando abbiamo rinunciato a tantissimi soldi che sono stati offerti a valanga a chi faceva i bollettini di guerra sui morti da virus, no? Per cui puoi immaginare in qualche modo come noi abbiamo vissuto questi due anni di pandemia. Tu nei tuoi video lo ribadisci con forza, dici: guardate che lo schema è sempre lo stesso, no? C'è stato uno schema per la pandemia, c'è uno schema per la guerra, ci sarà uno schema, si riproporrà lo stesso schema per le emergenze idriche, elettriche, eccetera, eccetera. Secondo te c'è un inizio di tutto questo e soprattutto dove stiamo andando, Paola? Che idea ti sei fatta? Allora, dove stiamo andando? Parto dalla fine. Dove stiamo andando non a finire proprio benissimo, perché diciamo che adesso, come la giri, comunque ci si presenteranno dei periodi difficilissimi. Un po' il fatto dell'emergenza sull'energia, sul gas in generale, un po' quelle che sono le alternative energetiche che secondo me faranno più danni di quanto non li faceva fare accordi con la Russia precedentemente, quindi è fatta da che ad esempio riapriranno le centrali a carbone, mettono il rigassificatore ad esempio a Piombino, che quella è una cosa che ho preso particolarmente a cuore, perché non posso veramente credere che si possa pensare di costruire un rigassificatore a bordo di un porto praticamente senza piattaforma offshore. Quindi non la vedo bene per niente. C'è adesso recentemente qualche passetto indietro, abbiamo visto che la Germania sta cercando in qualche modo di recuperare alcune parti del gasdotto del Nord Stream 1 che è stato chiuso, sta tornando diciamo un pochino indietro con le sanzioni, però ormai hanno mosso le pedine talmente tanto in avanti che non ci sarà per forza di cose un epilogo felice in tempi brevi, cioè noi passeremo inevitabilmente per una recessione fortissima e poi magari riusciremo magari a riprenderci tempo più in là se si fermano in tempo. Questo è sempre il punto di domanda: si fermeranno in tempo? Il punto di partenza invece è praticamente sempre lo stesso, cioè qualunque questione che può essere
parliamoci proprio banalmente, anche un po' crudelmente, politicamente appetibile, perché alla fine poi si riduce tutto a quello, almeno io nella mia visione politica riduco sempre tutto all'accaparrarsi i voti, accaparrarsi l'opinione pubblica da un lato piuttosto che dall'altro, cioè non c'è nessun grande gioco strategico dietro, è semplicemente banalmente e tristemente solo quello. In realtà poi è cominciato tutto allo stesso modo. La propaganda era una cosa che ci è stata insegnata, molti ricordano Goebbels come il padre della propaganda, io ricordo sempre Edward Bernays che fu prima di Goebbels, e la propaganda passa per degli step che sono sempre gli stessi e si ripetono sempre allo stesso identico modo, si fanno parlare le autorità, perché per lo stesso discorso che dicevamo prima, se uno è investito da autorità ha direttamente più credibilità, cosa che non è assolutamente reale poi, perché non è detto che una persona con un'autorità in realtà sia profondamente più preparata di un'altra, non sto scritto da nessuna parte, però basta ad esempio come durante la pandemia mettergli un camice addosso, quindi tu vedi in televisione il virologo con il camice, già sei portato a credere a quello che dice il virologo. Il virologo potrà cambiare idea 10 volte, poi come è stato effettivamente durante il corso della pandemia, ma il primo impatto, cioè la prima nozione che ti ha dato, crea in te inconsciamente un imprinting, che quindi poi tu fai fatica, diciamo, a distruggere per ricostruire una nuova idea. La propaganda passa per immagini, la propaganda passa per slogan, la propaganda passa con l'utilizzo della paura e tutte le forme di propaganda dall'inizio della storia, cioè dalla storia dell'uomo, sono strutturate in questo modo. È praticamente sempre lo stesso compitino che viene svolto da persone diverse, ma alla fine i passaggi sono sempre gli stessi. Ma e può essere che l'obiettivo fosse proprio quello che si realizzerà, cioè distruggere praticamente l'Europa come... Diciamo che se non era quello l'obiettivo ci si sono messi comunque l'impegno a raggiungerlo. Cioè io adesso non so effettivamente, no, e non credo, perché poi vabbè ti danno del complottista, ti danno di quello, io cerco sempre da storica di basarmi sui dati e non su quelle che possono essere delle supposizioni o questa deformazione qui. E i dati effettivamente ci dicono che si sta andando verso una svalutazione dell'Italia in primis, un passaggio proprio, cioè il liquidatore infatti non a caso viene definito come tale, e quindi non so se ci fosse un piano strategico alla base, non ho i dati per poterlo dire, però diciamo che il risultato è abbastanza evidente che sia quello. Assolutamente. Tu, Paola, ricordi, cioè, conosci o perlomeno ci puoi raccontare se c'è stato un precedente simile, come dire, ma così in qualche modo una comunicazione così spudorata, così schizofrenica, dove più versioni con gli stessi dati, per esempio per quanto riguarda la medicina, più medicine e sostanzialmente un pensiero dominante ne schiaccia un altro che è evidenza scientifica. Ma guarda, ci sarebbero veramente esempi con la qua, non saprei neanche da dove cominciare. Ma anche dal Medioevo si può partire tranquillamente, cioè quando ci fu la peste nera. Il processo fu praticamente lo stesso, la superstizione religiosa batteva proprio a mani basse anche quel poco di scienza o di sviluppo scientifico che effettivamente poi c'era, quindi periodi di oscurantismo ce ne sono stati una marea. Se pensiamo anche alla propaganda di guerra, non è troppo diverso da quello che è stato fatto anche nei confronti del popolo curdo. Gli Stati Uniti hanno sempre grandi promesse di tutela, di sicurezza a questo popolo, poi hanno ritirato le truppe e l'hanno lasciato in ballo proprio alla Turchia, la guerra in Iraq, la guerra in Afghanistan, che hanno tutte questo sottofondo di scontro tra superpotenze mondiali, e sono tutte guerre per procura degli Stati Uniti. E la propaganda si è mossa sempre nello stesso identico modo, il richiamo ai grandi diritti, il richiamo ai valori occidentali, per cui l'etnocentrismo dell'Occidente come superiore rispetto a qualunque altra cultura, di conseguenza quindi tutta la retorica sui diritti, per poi, come nel caso specifico, magari ecco, la guerra in Afghanistan abbiamo finanziato i mujahideen, per dire, nella guerra attuale a chi stiamo dando
comprando queste armi, cosa stiamo finanziando, chi stiamo sostenendo, e quindi ci sono tantissimi esempi nella storia, basta vedere dalla fine della guerra mondiale, ma anche molto prima in realtà. Assolutamente, forse non siamo mai stati parte, diciamo, coinvolti così direttamente, no, da una manipolazione. Adesso abbiamo la comunicazione mediatica che comunque ci fa rendere un pochino più partecipi di quello che succede, poi ha sempre anche lì, mettendo poi il riflettore dell'interesse su quello che interessa al momento, perché ad esempio io sfido chiunque a sapere che cosa era la guerra in Donbass prima che scoppiasse l'invasione in Ucraina. Certo. Io dubito fortemente che la gente sapesse anche solo come si chiamava il presidente ucraino, che poi nel giro di 2 mesi è diventato una star mondiale. Quindi si punta il riflettore a seconda dell'occorrenza, dove uno meglio crede, cioè quindi quando ho interesse in quella determinata situazione mettiamolo sotto i media, e uno pensa di essere più vicino alla questione perché c'è la comunicazione social. Con la comunicazione e la stampa giornalistica probabilmente saremmo stati ancora più all'oscuro di tutte queste cose, perché la stampa, diciamo, liberissima non lo è stata mai, insomma. Assolutamente, quindi per certi versi, come dire, adesso siamo tutti dentro la stessa struttura e vittime della stessa arma, sostanzialmente, no? Sì, poi dopo, alla fine il problema non è internet in sé, il problema è l'utilizzo che noi stiamo facendo di questo sistema, diciamo, no? Certo. Quindi il problema non è la capacità di reperire l'informazione in tempi rapidi, quello è un vantaggio. Lo svantaggio è il reperire questa informazione ma non approfondirla. Assolutamente, c'era addirittura uno scandalo, uno studio che fu fatto sui motori di ricerca, pare che dessero alcune notizie, indicizzassero alcune notizie e non altre, no? Per cui uno andava a cercare, non so, la parola chiave e trovava solo le versioni, diciamo, quelle, quelle più vicine al mainstream. Allora Paola, ti chiedo un po' di pazienza, c'è la pubblicità, poi ci risentiamo un altro tuo video e poi dopo, se vorrai stare con noi fino alla fine, ci fa tantissimo piacere. Perfetto. A tra poco. A tra poco, allora. Siete preoccupati? E come mai? Scusate, lo avevamo in pugno. Le sanzioni funzionavano. Il governo dei migliori, ma che dico, l'Europa dei migliori aveva attuato le migliori soluzioni possibili. E mo siete preoccupati? E tutta sta preoccupazione nasce dal Nord Stream 1. Il gasdotto che tramite il Mar Baltico trasporta il gas dalla Russia all'Europa occidentale rimarrà chiuso per 10 giorni, si dice per manutenzione. Ma l'Europa teme il peggio, ovvero la chiusura totale. È strano che l'Unione Europea abbia di questi timori. Alla fine hanno gestito tutto in maniera così eccellente. Ma c'è di più, la Germania è la prima che comincia a vacillare. La chiusura del Nord Stream la colpirebbe in prima persona, anche perché è proprio passando per la Germania che il gas del Nord Stream viene distribuito in Europa. Nel frattempo, in preda al panico, la Germania sta facendo anche pressioni al Canada. L'obiettivo è quello di sbloccare una turbina che era stata bloccata dalle sanzioni anti-Russia. In sostanza, un pezzo del gasdotto che possa rimanere attivo in modo tale da non rischiare il blocco definitivo. Capito come? Prima mettono le sanzioni e poi quando si trovano con l'acqua alla gola ci ripensano. Ma non le avevano messe per alti valori morali di condanna dell'invasore? Non le avevano messe perché avremmo sicuramente creato delle difficoltà? E mo? Come la mettemo?
E non è mica finita qui. La Germania ha bloccato i fondi europei, 9 miliardi di euro che erano stati stanziati per l'Ucraina, temendo che l'Ucraina potesse andare in default. Dei 9 miliardi gliene hanno dato soltanto uno per gli aiuti. Ma è stato un successone! Bravi, bravi, bravi! Mai stata più forte di così l'Unione Europea. Vi ricordate quando dicevano? Quando Enrico Letta non c'aveva alcun dubbio che le sanzioni avrebbero messo in ginocchio Putin. Le sanzioni, che sono convinto metteranno in ginocchio l'economia russa, che è un'economia debole. Ma come cazzo si fa? E mentre mettevamo le sanzioni perché siamo troppo bravi, nel frattempo lo chiamavamo criminale, macellaio, lo paragonavamo a Baffetto. Abbiamo messo al bando qualunque cosa avesse a che vedere con la cultura russa. Abbiamo impedito ad atleti di gareggiare, a ballerini di ballare, a musicisti di suonare. Abbiamo discriminato, insultato, inviato armi all'Ucraina, dimostrando pure quanto siamo bravi nella diplomazia, oltre che nella strategia economica. Quindi quando uno è così bravo, perché se preoccupa? Abbiamo messo le bandierine dell'Ucraina pure come immagini del profilo. Cosa mai avrebbe potuto andare storto? Ma guarda, alla fine della fiera io non me la prendo manco troppo con loro. Perché loro non sarebbero niente se non facessero presa su un popolo ignorante che li spinge da sotto. Io me la pio con tutti quelli che invaso invasore, i diritti democratici. Con le sanzioni ce la faremo. Ce la faremo, eh? Ricorda bei vecchi tempi. Ce la faremo! E in effetti non era facile fallire la prova di intelligenza 2 volte su 2. Perché la narrazione della guerra in Ucraina è stata la stessa identica della pandemia. Vi ricordate quando inizio pandemia l'allarmismo era infondato? E sono 85.000 con l'influenza stagionale e 2 con l'influenza coronavirus. Questo dà la dimensione di quanto gli allarmismi sono infondati. Quando sempre Zingaretti si faceva gli aperitivi, quando il Ministero della Salute faceva gli spot dicendo che il contagio non era affatto facile. Ma non è affatto facile il contagio. Quando ci spiegavano come se dovevamo lavare le mani. Pure all'inizio di questo conflitto, il conflitto non sarebbe mai scoppiato. Tutte le testate, soprattutto quelle che poi hanno dato manforte alla propaganda anti-Russia, si sarebbero giocate la via di casa, che non sarebbe mai successo niente. A chi diceva invece che qualche questione storica e geopolitica per temere questo conflitto c'era, si rispondeva con umorismo becero. Stavamo a far tutto da soli. Perché già da lì si doveva mettere addosso l'etichetta del complottista, se no come facevano? Poi, quando l'invasione c'è stata per davvero, esattamente tutto come nel primo periodo della pandemia. Quando il virus era il razzismo, se magnavano gli involtini primavera. Vi ricordate abbraccia un cinese? E a chi chiedeva delle misure, come ad esempio la chiusura dei porti, onde prevenire una determinata situazione, si gridava razzista! Salvini! 49 milioni! Paro, paro! Hanno cominciato con invaso e invasore? Perché si doveva subito creare la linea di demarcazione. Filo putiniani contro angeli pro-Ucraina. E poi più si andava avanti e più si alzava il tiro. Bisognava passare alla fase 3 della propaganda, quindi fare leva sull'empatia. Tutta la retorica sull'acciaieria di Mariupol sono i carri di Bergamo. Perché sono stati i carri di Bergamo a convincere sull'empatia e sulla paura. Una pagina tristissima, ma certo non perché in nome di misure assurde hanno fatto morire la gente da sola, sia mai. Ma perché dovevano dimostrare che la gente morisse e che quindi tutte le misure assurde adottate avessero un senso. E l'acciaieria di Mariupol è la stessa cosa. L'empatia del fatto che dentro ci stavano i civili. La paura del fatto che questi civili potessero morire. Nemmeno a sospettarlo che potessero essere usati come scudi umani, come specchietto per le allodole. Bisognava fare qualcosa di serio ed ecco la soluzione, le sanzioni. Ed anche i carri di Bergamo chiamavano ad una soluzione.
le dosi. Poi certo, ste dosi funzionicchiavano. La prima era quella definitiva. La seconda era quella definitiva, te lo giuro. La terza era quella definitiva, definitiva, giurello. E infatti mo stiamo alla quarta. Eppure le sanzioni funzionicchiano. Prima tutti a portare il baluardo delle sanzioni e poi quando quello ha chiuso i rubinetti del gas loro si sono stupiti, proprio come è stato possibile. Le più alte menti di economia e di strategia politica proprio non l'avevano prevista questa cosa. Ed esattamente come nella pandemia, mentre le dosi funzionicchiavano prima, seconda, terza, comunque bisognava andare avanti come delle spade. Quindi se non funzionavano era colpa di chi non se l'era fatte. No, del governo che aveva gestito la situazione a cazzo di cane da inizio fino a quel momento. La colpa era la tua. Del vicino di casa, di quello che si andava a fare una corsetta da solo, di quello che camminava con la mascherina calata sotto al naso, o di quello che in fila alla cassa ti stava troppo vicino e non rispettava la distanza di sicurezza. Per convincerti che la colpa fosse della gente, non del governo, della gente, i giornali facevano gli identikit dei Novax, vi ricordate? La caccia al Novax. I salotti delle trasmissioni televisive erano composti da 4 contro 1, forse mezzo, che provava timidamente, ma sempre nei limiti di quello che al padrone piace, a mettere in dubbio quello che il padrone faceva. E veniva categoricamente subissato di insulti. E adesso con la guerra in Ucraina, perché com'è? Il Novax di 2 anni fa non è il filo putiniano di adesso? Testate giornalistiche si sono anche impegnate a trovare un collegamento tra i Novax di ieri che sono i filo putiniani di oggi. Le liste di proscrizione dei filo putiniani tirate fuori da non si sa bene dove. E i salotti televisivi sempre 4-5 contro mezzo. Pensate un attimo agli Orsini, Giorgio Bianchi, perché no pure ai Pabbol, che provano a dire che l'Occidente forse qualche responsabilità ce l'ha. Aprite cielo proprio! E vedrai che esattamente come quando è stato per la pandemia, quest'inverno, se le cose andranno male, perché andranno male, la colpa non sarà del governo, non sarà dell'Unione Europea, la colpa sarà la tua, perché usi troppo la luce, perché ho sentito il vicino di casa accendere il gas. Perché quello al piano di sotto mi sa che sta a usare il riscaldamento, io quasi quasi chiamo Gasman che chiama la municipale. E quando non sapranno più che inventasse, arriverà qualche confessione. Come quella recentissima dei Crisanti. Chissà qual è stato che noi non abbiamo avuto il coraggio di dire fin dall'inizio che i 160 morti al giorno non erano Novax, ma erano persone vaccinate e fragili. Tutta la polemica Novax ha creato un cortocircuito per cui sembrava che morissero solo i Novax. Invece non era vero, morivano le persone vaccinate e fragili. Ed è questa la vera priorità di questa fase dell'epidemia. Le persone vaccinate e allora, e se noi fragili. Mandiamo i fragili... Avete visto le facce di Silari e De Parenzo? Non c'hanno prezzo. Dubitano, capito? No, mo non puoi dubitare. Come prima lo utilizzavate come uomo di punta, gli facevate cantare canzoncine di Natale insieme a quell'altri, e mo adesso voi guardate storto. Mo gli date retta. E ragazzi, guardate che andrà veramente tutto allo stesso identico modo. Perché che la nave affonderà non è complottismo, è in evidenza. E gli italiani che hanno fallito abbondantemente il test di intelligenza 2 anni fa, ci tengono proprio a fallirlo un'altra volta. Adesso infatti siamo nella fase ritorno al coprifuoco, ma questo giro per luce e gas. Mario Draghi ha preparato un piano. I negozi chiuderanno alle 19, i locali alle 23, taglio dell'illuminazione dei lampioni fino al 40%, riscaldamento ridotto a 19 gradi negli uffici pubblici. E sai come ti manda KO le aziende? Ma anche in questo caso saranno sacrifici per il bene collettivo, per il bene dell'Ucraina. Per tutelare 47 milioni di persone ne condanniamo a morte 400 milioni. Facciamo regredire l'Europa al terzo mondo, considerando che tutto ciò che ci distingueva dal terzo mondo erano proprio l'energia, la tecnologia, lo sviluppo. Però sarà venduto come un grande traguardo dell'Occidente. È un grande traguardo quello di avere il razionamento energetico come la Cina.
Certo, noi saremo senza gas, senza riscaldamenti, con un lampione ogni due acceso per strada, ma vuoi mettere la soddisfazione d'avergli gridato fuck Putin su un palco? Quando uno c'ha il cuore ribelle proprio... poi guarda che il McDonald's russo ha fallito, i panini erano ammuffiti, la carenza di patatine. Noi non ci avremo il gas, però loro non hanno le patatine. Nel frattempo l'euro è sceso sotto al dollaro e devi sentire cose del tipo che la recessione italiana sarà un duro colpo a Putin. Il fatto che la nostra economia rallenta alla fine si rivelerà paradossalmente, in modo quasi grottesco, come l'unica sanzione, l'unico castigo veramente efficace contro la Russia. Della serie l'operazione è andata bene, ma l'ammalato è morto. O come quando ti tirano sotto qua la macchina. Tu muori, però gli è sporcato il cofano. Però stiamo a andà forte. Secondo me siamo pure un po' troppo bravi. E poi lo sai che c'è? Io dei Maneskin mi fido perché mi piacciono. E male che va. Andiamo a mangiare a casa dei Maneskin. Che poi ci avrei una domanda. Ma se andiamo in recessione tutti allegri perché stiamo a fare un danno a Putin, poi come le costruiamo le alternative energetiche? E si apre ancora di più lo spettro dell'orrore. Se siamo in recessione, come ricostruiamo Mariupol? Tocca pensarci a ste cose. Tocca pensare, sì, Paola, ci senti? Abbiamo persa, pronto? Ci sono. Ecco, Paola, ma è incredibile, veramente, sembra teatro, veramente incredibile, cioè, mi tocca pensare, sì. Io lo stavo risentendo e ogni tanto ridevo perché dicevo, com'è possibile che non ci siamo ancora resi conto di tutto questo? Caspita. Ma poi questo mettere insieme Maneskin, Putin, Crisanti, i medici, le operette, poi tu racconti la realtà, ma questa realtà metti insieme, così come la racconti tu, si vede proprio il contrasto, no? Il problema è che è tutto vero, no? Esistono posizioni assolutamente prive di senso, sembra quasi... per questo prima ti chiedevo, ma chi ce l'ha la regia, no? Perché questo qui, per esempio, il copione, chi l'ha scritto, no? E tu che idea ti sei fatta? Perché Crisanti a un certo punto cambia versione, dice, lo dobbiamo dire, no? Come se fosse stato un segreto, allora, quello di non dire... Io mi sono fatta la personalissima impressione, non vorrei con questo influenzare nessuno, che in realtà riguarda anche un periodo antecedente adesso alle dichiarazioni di Crisanti. Io mi sono accorta che progressivamente hanno tutti abbandonato la nave, cioè rendendosi conto del fatto che per 2 anni hanno detto bugie, praticamente cambiando versione ogni settimana, hanno creato una confusione incredibile, non soltanto hanno legittimato un odio sociale vero e proprio, perché in questi 2 anni è indubbio che è stato legittimato un odio nei confronti di una categoria, nei confronti di una minoranza, proprio da parte di quelle fazioni politiche che invece si fanno baluardo della tutela dei diritti delle minoranze spesso e volentieri. Quindi, come vedi, poi le cose sono tutte collegate tra di loro, che secondo me per salvare la faccia o il salvabile a un certo punto qualcuno ha cominciato a sganciarsi. Cominciò Bassetti, diciamo, penso 3 o 4 mesi fa, se non mi ricordo male, insomma poco prima che decadessero tutti quanti gli obblighi, adesso Crisanti, ma in realtà stanno già diciamo ripreparando il terreno per la quarta dose, quindi per quello che accadrà adesso in realtà a settembre. Cioè io vedo che c'è sempre il tentativo comunque in ogni dichiarazione di tenere un po' il piede in due staffe, cioè nel dire sì, va bene, abbiamo fatto confusione in questi 2 anni, però adesso c'è la quarta dose, le mascherine servono, le mascherine tutelano, le categorie fragili e tutte queste belle cose qua. Quindi mi sembra come se si tenessero la scialuppa di salvataggio pronta, ma ancora non avessero proprio il coraggio di prenderla, ecco. Ma appunto Paolo, questo è un pochettino anche la riflessione, no? Questi personaggi qui che ci mettono la faccia, no? E poi dopo però non prendono una posizione definitiva, no? E in qualche modo sostanzialmente chi rappresentano, cioè secondo te anche lo sponsor dietro che li muove, perché tutto questo in qualche modo deve avere una spiegazione. Io
personalmente delle idee me le sono fatte, però non lo so, mi piacerebbe che anche tu in qualche modo vuol dire che ce le potessimo anche raccontare, perché questa narrazione in realtà voglio dire, nessuno più ci crede. Sì, si può dire che il popolo in qualche modo si è fatto infinocchiare usando lo stile di Pablo, no? L'imbannabile, però sostanzialmente non possiamo credere che questi personaggi che in qualche modo l'hanno raccontata la narrazione siano stati tutti così spontanei, no? No, non lo sono stati assolutamente, ma io in realtà, ripeto, sempre per la mia formazione, io mi baso su quelle che possono essere osservazioni molto pratiche nei confronti di questa situazione. A mio avviso non c'è stato altro motore che non fosse il soldo e la carriera. Certo. Cioè, io penso che ci siano stati sicuramente finanziamenti alla base da qualche parte, case farmaceutiche, eccetera, lo penso certamente. Però penso che molti si siano accorpati perché vedevano che comunque in qualche modo ottenevi visibilità, ottenevi consenso e in qualche modo ti mettevi a mangiare alla stessa tavola in cui mangiavano gli altri. Certo. Cioè, poi alla fine, a partire dai piani alti fino ai piani più bassi, il motore del mondo purtroppo è sempre quello, è il motivo per cui tutti salgono su qualunque tipo di carrozza e di fanfara della propaganda, perché in qualche modo porta visibilità, porta comparsato in televisione, porta una certa notorietà anche personale, diciamo il gusto di essere riconosciuti per strada, come ci poteva essere per qualcuno di loro. Quindi io penso che poi l'essere umano sia in realtà un animale molto elementare. Dal narcisismo ai grandi club, diciamo, di potere. Penso che poi sia proprio un effetto domino, no? Sì. Per cui anche l'influencer più stupido, anche il più stupido commentatore su internet, se vede che un post che segue il trend di una determinata propaganda fa 10 volte i like di un post normale, tendenzialmente continuerà a martellare su quell'argomento lì. Assolutamente. Paola, una telefonata per te, pronto? Salve, sono Renato. Sì, Renato, Paola, ti ascoltiamo. Sì. Paola. Sì. Hai fatto una storia che è fantastica. Io non ci ho creduto fin dall'inizio a quello che mi accadeva attorno. Però il problema grande è quanta gente ha messo in frigorifero il cervello. Perché il problema grande è questo. L'altro problema ancora più grande è: ma non ci siamo ancora stufati di avere un mondo mediatico, parlo dei giornali, parlo della televisione, che è ridotto in queste pietose condizioni grazie a una federazione nazionale della stampa di stampo, te lo dico tranquillamente, fascista, perché è nata nel fascismo e abbiamo proseguito. Abbiamo degli ordini professionali che servono per proteggere determinate categorie, e in 70 anni la democrazia è regredita allo stato di dittatura. Il problema è questo. Eppure se io parlo con le persone, si mettono la mascherina, credono ancora che ci sia il pericolo del Covid-19. E ancora di più, Putin è un figlio di buona donna perché ha invaso l'Ucraina. E non c'è ba e non c'è ma. Allora quando la gente continua a ragionare così, l'unica cosa che puoi dire andrà tutto bene. È semplice. Grazie Renato, sentiamo cosa ci risponde Paola. Grazie per l'intervento Renato. Salve. Salve. Allora Paola? Innanzitutto grazie Renato, allora ha perfettamente ragione Renato in quello che dice. Io l'unico appunto che farei a Renato è sull'utilizzo della parola fascismo, mo entriamo proprio nel tema bollente, diciamo, della situazione. Allora, perché il fascismo in realtà non è che abbia proprio una connotazione politica, il fascismo è un modus operandi, il fascismo è un modo di pensiero che in realtà è proprio anche della sinistra italiana, ma da mo' che è proprio questo modo di operare di stampo fascista.
Quindi quando noi parliamo di fascismo io non ne farei più tanto nemmeno una connotazione politica, perché considero in questo momento storico che la destra e la sinistra siano in realtà dei concetti molto superati, cioè nel senso tutte queste battaglie ideologiche, in realtà io ho tantissima, cioè talmente poco stima della politica che alla fine penso che siano tutti fondamentalmente la stessa cosa, basta che si siedano a tavolino a mangiare, perciò non vedo che ci siano delle grandi differenze poi in realtà tra un partito e l'altro, o tra il modo di incidere di un partito, la cosiddetta opposizione che adesso sta facendo l'oppofinzione a tutti gli effetti. Quindi non, diciamo che lo caratterizzerei di più come un'attitudine del pensiero, cioè quella di dominare senza un contraddittorio, quella di dominare imponendo solo ed esclusivamente una voce più che un discorso di carattere politico. Quello che dice Renato è assolutamente vero, cioè c'è questa imposizione, non si può dire troppo contro un determinato mainstream di pensiero, se lo vogliamo definire così. È altresì vero che però a mio avviso manca un po' anche il coraggio di farlo, perché io penso sempre che le cose non piovano mai dall'alto, la conquista dei diritti non è una concessione del diritto, la conquista del diritto per me è una cosa che bisogna combattere per avere, cioè tu arrivi al diritto dopo che ti sei impegnato personalmente per un determinato diritto. E allora se abbiamo paura a dire una determinata cosa perché altrimenti, come un partito politico, altrimenti perdiamo voti, o abbiamo paura di dire una determinata cosa perché altrimenti, che ne so, il mio amico non mi parla più e non mi considera più come prima, oppure perché vado incontro alla censura su Facebook, allora capisci bene che diventa pure impossibile creare un'alternativa. L'alternativa ci sta. Siccome la comunicazione su internet passa per algoritmi, ban e censure, il modo di aggirare l'algoritmo e il ban esiste. Quindi bisogna soltanto trovare un pochino di creatività per aggirare, diciamo, questi sistemi che ti mettono un po' i bastoni tra le ruote. Però se uno, cioè, diciamo, si arrende ancora prima di provare, allora è normale che tutto andrà sempre solo in una direzione. Assolutamente. Un'altra telefonata per te. Pronto? Sì, buonasera. Sono Ivan di Campalto, provincia di Venezia. Sì, ciao Ivan. Paolo, sì, ciao. Ciao Paolo e ovviamente anche all'ospite Paola, saluto caramente. Allora, signora Paola, io voglio fare una breve considerazione. Allora, io parlo da non vedente, perché sono non vedente, però comunque le cose le vedo meglio di chi vede. Allora, fatalità, no, perché mi viene anche da ridere comunque, perché con tutto quello che si sente qua, allora, fatalità, cosa è capitato? Allora, in 2 anni ci hanno praticamente maledettamente diviso a livello sociale, quindi adesso ci facciamo l'odio fra poveri e ricchi, fra Novax, Sivax, Green Pass, no Green Pass, tutte queste robe qui. E poi hanno fatto i loro comodi, ci hanno praticamente segregati, ci hanno messo in lockdown, ci hanno obbligato a fare le dosi di vaccino, tanto sono a casa con il Covid anch'io, quindi il vaccino. Vabbè, adesso ho scoperto pochi minuti fa, chissà perché, grande novità ragazzi, udite udite, Draghi si è dimesso. E quindi Draghi si è dimesso, quindi la domanda lascia spontanea, come diceva Antonio Lubrano, come mai adesso dopo tutta questa pappardella, dopo tutta questa minestrina buona buona, bella bella, adesso fatalità, Draghi si è dimesso? La risposta ci sarà o non ci sarà, staremo a vedere, dato che non ci vedo, staremo a vedere. No, questo per far capire, Paolo, no, tu ridi però, mi da ridere pure a me, perché, cioè, per dire, no, adesso lui dice che il suo governo, non avendo più la fiducia, si dimette. Ma mi sto veramente divertendo io, fatalità, perché è veramente una scena teatrale questa qua, cioè è meglio di un'opera lirica, perché chissà cosa succederà fra poco, lo scopriremo solo vivendo, diceva Battisti. Grazie, sì, grazie Ivan, grazie davvero anche per lo spirito che porti. Sentiamo cosa ci risponde Paola, grazie Ivan. Grazie, ciao Paola. Grazie, ciao carissimo. Lo spirito, ma quando ce lo facevo.
Grazie. Allora, sì, no, vabbè. Diciamo che la lettura della cosa è multiforme in realtà. Allora, le dimissioni di Draghi in realtà avvengono in un momento, ne stavamo parlando anche prima quando ci siamo telefonati io e te Paolo, no? Sì, comunque avvengono in un momento, diciamo, in cui cominciano a crollare governi un po' da tutte le parti, quindi diciamo che c'è un po' un meccanismo ad orologeria in questa caduta dei vari governi. Pensiamo neanche una settimana fa, mi sembra, Johnson con gli scandali, no, sui festini che faceva durante il periodo della pandemia, che si faceva le cene nonostante era in lockdown, lo scandalo Pincher e tutte queste cose qua. Allora, diciamo che per quanto riguarda la nostra situazione nello specifico, io ho la sensazione che come dicevamo prima, abbiano mosso male le pedine sulla scacchiera, sappiano benissimo che stanno andando incontro a uno sfacelo totale e l'unico modo per salvare la faccia è quello, diciamo, di dimettersi in questo momento, apparirebbe quello. Ma la questione qual è? La questione è che chiunque arriverà dopo non riuscirà a mettere le pezze ai danni che hanno provocato loro e quindi si rinnescherà il solito scarica barile tipicamente all'italiana, per cui ogni cosa che non funziona ma è colpa del governo precedente, ma è colpa di chi ci stava prima. E questa può essere un'interpretazione. La seconda interpretazione può essere che evidentemente c'è qualcuno all'interno dell'Unione Europea che si è fatto due calcoli e abbia detto ma ci conviene fare queste sanzioni? Cioè, tutta questa manfrina che abbiamo portato avanti effettivamente ci porta a qualcosa, e che allora tutte queste cadute di governo improvvise possano in qualche modo essere pilotate. Io chiaramente non ho dati al momento per poter seguire una pista piuttosto che un'altra, però sto studiando, cioè non è che sto con le mani in mano. E noi aspettiamo, Paola, noi aspettiamo il tuo prossimo video, magari anche adesso che ti sentiremo più spesso, no, in trasmissione, no? Sì, volentieri. Okay. A disposizione quando volete. C'è un'altra telefonata per te. Pronto? Pronto, buongiorno, sì. Signori, qua parla Naf de Paola. Sì, Naf, allora. Nessuno anarchico fascista, e qua ce ne sarebbe da discutere molto, ma in due parole dico che il fascismo ha emblematizzato quello che è gerarchia e autoritarismo, ma in una famiglia c'è anche il pensiero dei giovani o del padre in contraddizione con i giovani, che diventa anarchia, capite? Perché dico anarchico fascista in due parole. Comunque, prescindere da questo, che poi ce n'è tanto da discutere quale fascismo siamo stati liberati, quando che sussiste ancora dal 48, quando è entrata in vigore la Costituzione, ubi maior minor cessat, dove subentra il più forte cessa la ragione più debole. Quanto ai vaccini qua, 90.000 volte si è discusso e sono aggiornatissimo su questa cosa, per cui vaccini neanche se, avrei tentato di sparare a chiunque avesse provato a farmelo, insomma, tanto per darmi idea, e io non ho, vabbè, non importa questo. Come dicevo, che a conti fatti la timocrazia di Solone, 595 avanti qui è Cristo, che sarebbe in base al censo, in base insomma allo stato economico della persona e al titolo, trovava ragione. Questo abbiamo in Italia, ma abbiamo una Costituzione che è la migliore a livello planetario. Ma Speranza dovrebbe essere giudicato dall'AIA, tanto per dare idea, come figliolo, perché è inconcepibile una cosa del genere. Prima votavo uno, dopo due, dopo tre, io ovviamente neanche uno, ripeto, anzi, ma comunque guarda, io non voglio divulgare di altro, però anche Cicerone diceva vulgus vult decipit ergo decipiatur, il popolo vuole essere imbrogliato, quindi imbrogliamolo. In base ai concetti che ho espresso, appunto, anche i giudici e avvocati, adesso questi bravi signori che sono le persone più disoneste della terra, adesso anche loro stanno pagando quell'autoritarismo subdolo dittatoriale che vige da 77 anni, quanti anni sono? Non so se mi sono reso l'idea in poche parole, tanto non vorrei dialogare niente perché c'è spazio anche per altri. Comunque ti ho detto, ripeto, io non mi sono mai fatto niente, e anzi ho stato perché non mi faceva entrare in posta, sono entrato comunque in posta e aspettavo la polizia dentro, 7-8 denunce, capito?
Perché esiste anche questa legge, come ho detto anche ieri sera o altre volte con l'architetto Massimo, che la legge 85 del 1931, sì, che praticamente c'era una legge di Rocco, assolutamente vietato il travisamento. La 953 europea, discriminazione, c'è anche queste leggi. Capite che è una sovrapposizione di leggi che vanno a coercire quello che è il vero stato di diritto e a discernito usate da giudici e avvocati per schiacciare sempre le classi più deboli. Non so se in due parole mi sono spiegato, non mi dilungo. Assolutamente, Naf, assolutamente. Non mi dilungo oltre, capito? Salve, salve. Grazie, Naf, grazie. Allora, Paola, che dici? Cosa ne pensi? Sì, no, ha perfettamente ragione, soltanto ecco, io qualche punto, diciamo, proprio per mia deformazione storica lo vorrei chiarire. Allora, noi parliamo moltissimo di democrazia. Io mi sono convinta, sempre studiando, che la democrazia in realtà sia soltanto una sfumatura di dittatura. Cioè che in realtà noi, in quanto occidentali, siamo etnocentrici. Che cosa significa? Che siamo convinti che non esista nessuna forma politica migliore della nostra, nessuna costituzione migliore della nostra, nessuna cultura migliore della nostra. In questo etnocentrismo siamo convinti che il valore democratico assuma quindi una caratterizzazione assoluta che deve prevalere rispetto a qualunque altra forma di gestione della politica e del potere perché siamo migliori. In realtà poi se andiamo a guardare pure al mondo greco con l'ostracismo per dire che era considerata una pratica super democratica, quando poi in realtà siamo andati a scavare e trovavamo gli ostracon che erano scritti tutti dalla stessa mano, gli ostracon erano le tavolette dove si scriveva in virtù dell'ostracismo il nome della persona che si voleva cacciare via dalla società perché è considerato un pericolo, un nemico politico molto spesso. E quando tu vedevi che c'erano le tavolette scritte dalla stessa mano, allora capivi che il voto non era personale e che c'era qualcuno che distribuiva delle tavolette già precompilate in modo tale che qualunque avversario politico venisse cacciato in virtù di un principio democratico. La democrazia fino a se stessa, almeno l'idealizzazione della democrazia che noi abbiamo, in realtà non è mai esistita. Cioè la convinzione che veramente il popolo possa avere il potere decisionale di qualcosa è veramente una finzione su cui loro giocano molto. Per il resto io mi trovo assolutamente d'accordo con quello che ha detto, perché è vero, prendiamoli in giro perché vogliono essere presi in giro, loro questo l'hanno capito perfettamente, infatti continuano imperterriti. Però ecco, quando parliamo di democrazie come diciamo culture superiori, io starei un pochino attento, perché non è assolutamente, cioè non è una definizione assoluta, ecco. Assolutamente. Poi Paola, mentre parlavo, pensavo alle guerre per la democrazia, no? Come fanno questi ossimoli, tra l'altro, come combinano le parole per giustificare la qualsiasi cosa. Certo. C'è un'altra telefonata per te, Paola. Oggi veramente i telefoni stanno scoppiando. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera, dottor Paolo Russo. Buonasera, buonasera. Allora, mi sente bene? Benissimo. Benissimo. All'ospite, sì. Paola, questa signora meravigliosa. Allora, adesso io vi dirò una cosa e non vi darò le spiegazioni che vorreste sapere. Allora, tutto questo che sta avvenendo adesso le dimissioni di Draghi, quelle di Johnson prima e il decadimento che adesso appunto che voi stavate evidenziando è diretta conseguenza di quanto di quello e da quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato praticamente illegale l'aborto. Questa è la pietra di costruzione scartata dai costruttori che è diventata testata d'angolo. E allora tutte queste personalità qui si stanno defilando prima di sfracellarsi contro quella pietra o che quella pietra cada su di loro. E lascio a voi, perché se io vi spiegassi le ragioni per cui questa conseguenza, se non le capite da voi, non le capite neanche se ve le spiego. Grazie per l'intervento. Sentiamo. Sì, e con tutto rispetto, non è che voglio. Assolutamente, la radio è libera anche.
come dire, ognuno può dire il suo pensiero, giustamente. Adesso sentiamo cosa vuole, se vuole commentarlo. Grazie, anche Paola. Grazie tantissimo, dottor Russo, e anche alla sua ospite, e buona serata a tutti. Grazie a lei, buona serata. Allora, grazie mille innanzitutto per il meraviglioso, perché mi ha commossa, troppo carina. Allora, ha dato un'interpretazione secondo me attendibilissima, nel senso che sì, ci può essere chiaramente questa visione. Io personalmente, riguardo a quella sentenza, me ne sono fatta in realtà un'altra. Per me è stato in realtà un ulteriore modo per, diciamo, come posso dire, unire ancora di più la mentalità DEM, perché alla fine quella sentenza poi ha scatenato quindi il mondo, no, in generale, tutti che si stracciavano le vesti, eccetera, mettendo anche in evidenza determinati cortocircuiti degli ultimi 2 anni, come ad esempio la grande presunzione di dire il corpo è mio e decido io, quando invece negli ultimi 2 anni il corpo non era assolutamente tuo, dovevi decidere per il bene collettivo, no? Quindi queste retoriche che cambiano a seconda di come cambia la notizia, cioè non c'è un valore assoluto che viene portato avanti per un determinato motivo, ci sono tutti i valori che cambiano ad intermittenza a seconda di quella che è la questione. Allora, sulla questione aborto, io devo sempre dirlo, perché mi preme fortissimamente dirlo, io sono favorevole all'aborto, quindi tralascerei proprio la questione morale riguardo all'aborto in sé, perché chiaramente se io sono favorevole significa che ho determinate posizioni. Per quanto riguarda invece l'aborto come strumento politico, io mi sono fatta un pochino l'idea che invece fosse un ennesimo modo per unire le forze intorno al partito Dem, quindi di nuovo i repubblicani, diciamo, visti come gli oscurantisti, i medievali, eccetera eccetera, mentre in realtà l'orgoglio Dem statunitense doveva riprendere un pochino vigore, almeno questa è l'opinione che mi sono fatta io. Grazie Paola. C'è un'altra telefonata per te, pronto? Carlo D'Abano, ciao. Sì, Carlo, eccoci, Paola ti ascolta. Sì. Allora, volevo chiedere alla signora che differenza c'è tra la democrazia diretta e quella per interposta persona. Grazie Paolo, sentiamo cosa ci risponde Paolo. Sarebbe la democrazia che hanno, secondo me, fondato i greci, l'antica Grecia, dove ognuno rappresentava le sue idee, le sue propensioni, le sue punti di vista, decisioni, quello che doveva fare, mentre noi abbiamo chi si incarica di farci portatore del nostro dire e dopo si fa portatore suo proprio del suo dire per quanto riguarda l'amministratività. Chiaro il consenso, cioè il contesto? Sì, sì. Sentiamo, volevi sentire un commento anche di Paola oppure era una riflessione? No, è una riflessione e vorrei sentire quella signora che è graziosa che parla. Sì, d'accordo, grazie, grazie. Sì, allora Paola. Allora, che differenza c'è? Secondo me in realtà c'è una differenza sostanziale a livello di società. Il problema non è il concetto di democrazia in sé, il problema è la società che ha cambiato in relazione alla democrazia. Uno dei grandi problemi della società contemporanea, a differenza della società greca, era proprio che il fine ultimo dell'individuo era il suo essere cittadino, quindi essere responsabilizzato all'interno di una struttura sociale dal punto di vista politico. Quello nel mondo greco era il non plus ultra, cioè partecipare attivamente alla vita politica. Ora noi questa situazione non ce l'abbiamo, per questo la nostra democrazia diventa per interposta persona, perché la nostra società ha perso quel valore che faceva il cittadino, cittadino in quanto tale, solo se partecipe alla vita politica. Noi questa cosa non ce l'abbiamo assolutamente più, anzi soprattutto nelle generazioni di adesso cercare in loro una qualche identità politica che non sia la propaganda del momento risulta veramente difficile. Quindi il problema è la società, cioè abbiamo raggiunto l'apice del decadimento, perché abbiamo perso la nostra capacità di essere cittadini all'interno di un collettivo. Siamo individuali adesso, noi pensiamo a noi stessi, al nostro benessere, ai nostri diritti, ma non ragioniamo sui diritti degli altri, e questo è uno dei problemi.
Assolutamente, è bellissima questa lettura, assolutamente Paola. Allora, guarda, siccome siamo quasi in conclusione, io ti leggo un po' di sms che sono arrivati, poi in realtà sono tantissimi. Sì. Vediamo se riusciamo a partire dall'inizio un attimo. Allora, poi dice, perché suicidarmi e non annientare chi vuole la mia fine? Questo era in risposta, penso, a un messaggio di Laura D'Alpino. Buonasera, come si possono trovare i video di Paola? Questa è Daniela. Allora, Paola, ne approfittiamo per dare un po' di riferimenti. Sì, sì. Allora, mi trovate sulla pagina Facebook Pabble Imbannabile, oppure sul canale YouTube, sempre Pabble, scritto P-U-B-B-L-E, perché un sacco di gente poi cerca e non sa scriverlo. Ho scelto un nome facile, insomma, però vabbè, ormai. E quindi niente, se volete mi trovate tranquillamente lì, lì io pubblico praticamente quasi a cadenza giornaliera tutti i video, potete scrivermi, contattarmi, mi trovate H24 a disposizione, perché vivo per la pagina praticamente ormai. E andiamo avanti, poi dice, buonasera professore, saluto tantissimo, complimenti per la trasmissione, grazie Paola, complimenti al suo ospite, e chi è la tua intervistata, grazie Laura, allora, è Pabble Imbannabile, abbiamo dato riferimenti, potete trovare i suoi video su Facebook e su YouTube, e poi qui ci chiedono, cari, dove si trova questo stupendo video? Il video l'abbiamo preso da YouTube, come si chiama il canale Paola di YouTube? Proprio Pabble. Pabble. Sì, sì. Quindi P-U-B-B-L-E, Pabble, e lì trovate proprio tutti i video della nostra ospite. Come si chiama l'ospite, dove trovo la registrazione di prima, Beppe Biodinamica. Allora qui l'ospite è Pabble Imbannabile. I video li trovate su YouTube al canale Pabble, e poi su Facebook Paola ha anche un profilo, una pagina, no? Una pagina personale che si chiama Pabble Imbannabile, no? Ok, poi dice la libertà, eccolo qui un altro riflessione, la menzogna è l'arma dei tiranni e la verità viene sempre a galla come l'olio che è il lubrificante della vita, Robby D'Alpino, e poi la libertà esiste dove c'è la libertà di scelta, dove non c'è la libertà di scelta non può esserci libertà, grazie per la luce che donate a noi tutti, Robby D'Alpino. Io ti confesso, Paola, che sono molto affezionato ai radioascoltatori, e Robby D'Alpino ha sempre questo stile, diciamo, questa capacità di utilizzare le parole in maniera incredibile, questa forma poetica che poi esprime concetti Ho sentito un bellissimo commento, in realtà proprio bello. Sì, sì, lui è il suo stile. Poi, come si chiama l'ospite, l'abbiamo sempre detto, l'ospite ha anche un canale Telegram, chiede Roberto. Sì, l'ospite ha anche un canale, sì. Telegram, perché non ci bastava soltanto, no, vabbè, grazie al canale Telegram abbiamo la possibilità di essere un pochino più liberi nell'informazione, quindi il canale Telegram è importante, e anche quello sempre Pabble, quindi... gruppo, se volete accedere al gruppo, ma comunque trovate tutti i link, se venite in pagina trovate tutti i riferimenti. Quindi in pagina Facebook, no? In pagina Facebook. Quindi sì. Sulla pagina Facebook Pabble Imbannabile trovate tutti i riferimenti sia di Telegram che di YouTube. Esatto. E poi ancora, io uso l'etichetta politica come un insulto. Questo è Renato. Mm-hmm. E abbiamo ancora, avranno in testa un governo. Poi, grazie, ma questi personaggi che siedono in Parlamento non si vergognano, ultimi 10 governi. Negli ultimi 10 anni, governi come questo dei peggiori, tenuti in piedi con lo scotch, non votati dal popolo sovrano. E poi, buonasera, una cosa è certa, ci siamo levati dai piedi il vile affarista, temo comunque che la situazione non andrà in meglio, parlano di un governo con un altro affarista, Amato, che vorrà svendere il poco che rimarrà del nostro paese. E Daniele. Sono tanti i nomi papabili in questo momento, è uno peggio dell'altro in realtà, quindi sì, festeggiamo perché magari ce ne siamo levati dalle scatole uno, però attenzione a chi verrà dopo, perché potenzialmente potrebbe essere anche peggio, insomma, quindi prima di festeggiare aspetterai un attimo. Assolutamente, soprattutto che non sia uno, voglio dire che non ci illudiamo troppo presto che sia uno che ci accompagna all'elezione, può essere
che è uno che poi quando scoppia l'emergenza ce lo teniamo altri 5 anni, no? Ma quella è una prerogativa tipicamente italiana, che appena arriva qualcuno di nuovo si pensa subito al concetto della speranza di un cambiamento. In realtà prima ci sradichiamo questa impostazione, meno rimarremo delusi e più alternative troveremo probabilmente. Assolutamente. Poi ancora, davvero Paola collaborerà col canale? E io spero di sì, Paola, no? Sì, abbiamo già detto sì, assolutamente. Ok, già i radioascoltatori sono affezionati. Va bene, meno male. Ok, poi complimenti alla trasmissione, complimenti al tuo super ospite. E poi, dov'è possibile ascoltare il podcast della trasmissione Fiumi di Igiene? Quello voi lo sapete, lo potete trovare anche sul canale Telegram proprio di questa trasmissione, che è i Fiumi di Jane, di Paolo Russo, e troverete poi il podcast anche con Paola, Pablo l'imbannabile. Poi complimenti, un sacco di complimenti, Paola, davvero. Bene, grazie. Che dirti, è stato per me anche un pomeriggio, veramente sono rimasto lì a ascoltarti, con questa tua capacità dialettica, poi di raccontare, di parlare di concetti veramente importantissimi con una semplicità e con una passione incredibile, che ci hai anche contagiato, perché il tenore dei messaggi, le telefonate che non finivano mai, vanno tutte in questa direzione. Io, Paola, ti ringrazio davvero tantissimo, spero di riaverti prestissimo qui. Adesso poi magari, se vuoi, anche fuori onda ci organizziamo anche per questa collaborazione, perché poi dopo veramente persone che sanno raccontare, che sanno parlare con semplicità, ma soprattutto con umiltà, di cose che conoscono benissimo, senza arroganza, sono veramente delle persone con cui io preferisco stare e con cui mi piace davvero fare le cose. No, ma infatti mi sono trovata benissimo anch'io, perché vedo che, diciamo, la linea di pensiero, oltre ad essere simile, è proprio la modalità di esprimere il pensiero che è simile, cioè nel senso argomentare senza insultare, senza accavallarsi, senza, diciamo, troncando un po' quello che è il modus operandi invece di questi tempi, in cui c'è proprio la degenerazione anche a livello verbale, anche a livello proprio di rapporti tra di noi. Quindi bene, sono felicissima, non vedo l'ora di essere ospite. E quindi questa cosa reciproca mi fa tantissimo piacere anche a me. Paola, è stato davvero un piacere, e allora ci vediamo a prestissimo e ci sentiamo a prestissimo. Va benissimo, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato. Grazie a te e buona serata. Ciao.
Oggi, amici degli ascoltatori, abbiamo avuto un personaggio che la storia la conosce davvero, che la sa raccontare, facendo divertire, facendo riflettere e facendoci pensare tutti. Oggi ci ha fatto pensare tantissimo, e ci ha ricordato come per certi versi la storia si ripete, come diceva Gibran, no? La storia si ripete in chi non la conosce, no? Allora, conoscere la storia poi dopo permette anche di vedere come si ripete questa storia, ma anche di non cascarci, di non starci, di guardare con distacco e per certi versi, come diceva Ivano, con questo spirito così divertito, un pochettino anche farsi due risate su questa storia che poi, quando si conoscono le dinamiche, diventa persino una storia ridicola. E questo è lo spirito veramente che vorrei conservare di questa trasmissione, saper poter raccontare le cose col sorriso tra le labbra, con la consapevolezza che quando facciamo un passo indietro di fronte a ogni cosa e quindi la guardiamo con distacco, anche se è una cosa che stiamo vivendo personalmente, poi tutto diventa più leggero e per certi versi anche ironico. Io, amici radioascoltatori, avrete capito, stimo molto il nostro personaggio, il nostro ospite, gli ho chiesto di in qualche modo di occupare parte della mia trasmissione appunto per aggiornarci, per presentarci sue riflessioni anche su questo periodo storico. Abbiamo bisogno di persone che veramente la storia la conoscono molto bene e quindi probabilmente la sentirete molto spesso adesso qui sul mio spazio. Io vi auguro a tutti una buona serata, vi ringrazio per l'ascolto sempre affettuoso, per la partecipazione, i messaggi, le telefonate, e vi do appuntamento a tra due giovedì. Forse, devo vedere se ci sono, però sicuramente farò di tutto per esserci. E vi ricordo i riferimenti per poter ascoltare questa trasmissione in podcast, quindi sulla pagina Facebook I Fiumi di Jane Radio Gamma 5 o sul canale Telegram I Fiumi di Jane di Paolo Russo, oppure sulla pagina sul sito internet www.drpaolorusso.it alla sezione radio trovate le trasmissioni divise per rubrica e quindi per argomento. Buona serata a tutti. Avete ascoltato I Fiumi di Jane, un programma di Paolo Russo, in diretta ogni due giovedì dalle 18 alle 20. Potete seguire la programmazione e il podcast al sito www.drpaolorusso.it oppure registrarvi al canale Telegram I Fiumi di Jane di Paolo Russo. Inoltre è possibile consultare la pagina Facebook I Fiumi di Jane Radio Gamma 5.